Siamo con Vittoria Zurlo, presidentessa di questa nuova associazione Donna con Noi di Crotone, che oggi qui nell'azienda Zurlo, antichi sapori di Leone, ha organizzato un convegno, una manifestazione. Ci vuoi dire di che si tratta? È una manifestazione promossa dalla PZ, già nella sua seconda edizione, e quest'oggi l'associazione culturale Donna con Noi ha deciso di aderire al progetto per portare avanti la convinzione che valorizzare le produzioni locali sia utile, importante e necessario per il nostro territorio. La valorizzazione dei prodotti locali significa dare un incentivo, un input anche alla crescita della nostra economia, che come sappiamo è fortemente incentrata sull'agricoltura e soprattutto sull'allevamento. Abbiamo voluto organizzare una manifestazione che desse un apporto pratico, con un convegno, quindi un dibattito che ne è il risultato, ma anche con la possibilità di vedere e di toccare quasi in maniera tangibile quelli che sono lo stato dei nostri allevamenti, come effettivamente le tecniche di allevamento vengono portate avanti, le razze autoctone, quindi i nostri animali, più che stalle aperte, potremmo dire stalle all'aperto. Grazie. Sì. Siamo avanti con noi, sì. abbiamo finito. Sì. E, il presidente della PZ, Barretta, sì, Francesco Barretta. Nel suo intervento ha lanciato un attacco alla grande distribuzione, anche un po' alla politica del nord, anche alcuni interventi hanno evidenziato questo. Che situazione abbiamo? Com'è la realtà del crotonese per quanto riguarda l'allevamento, insomma, il biologico? Allora, diciamo che entrare nel merito delle questioni politiche risulterebbe un po' dispersivo quest'oggi. Io vorrei solamente rivolgere un appello al consumatore. Il consumatore consapevole deve scegliere il proprio prodotto, privilegiando il prodotto locale, perché oltre ad essere una garanzia di qualità, aiuta anche l'economia del territorio. Nel momento in cui il consumatore consapevole sceglierà il prodotto locale, io sono sicura che molto si potrà fare per migliorare la situazione. Anche la grossa distribuzione si dovrà adeguare. Quindi un invito che potrebbe nascere da questa giornata, che si ripete ormai da alcuni anni, sì. È quello di mangiare locale, insomma, mangiare carne calabrese e nello specifico crotonese. Sì, mangiare carne crotonese, perché nel territorio ci sono delle eccellenze da questo punto di vista. Mangiare prodotti italiani, perché i prodotti italiani danno una garanzia di qualità derivata da controlli serratissimi in ogni ambito. Nel momento in cui un prodotto italiano arriva sulle nostre tavole, è passato attraverso diverse fasi di controllo, sia dalla nascita fino alla morte, nel caso degli animali, ma anche per quanto riguarda le produzioni di ortaggi, le produzioni di cereali. Per cui scegliere un prodotto italiano, si ha perlomeno la certezza che quel prodotto sia stato, sia derivato da una produzione di qualità, controllata e quindi sicura per il consumatore. Grazie. Grazie. Ok, andiamo che ce la devo fare. Grazie.